Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. In questo video vi farò vedere tutti i miei rossetti preferiti del periodo autunnale e invernale. Iniziamo subito. Allora, tutti i rossetti li ho messi in questa confezione, in plexiglass, che la potete trovare dai cinesi, da Leroy Merlin ed altri negozi tipo casalinghi, eccetera. Allora, iniziamo subito. Ne ho tre di Essence che mi piacciono veramente molto. Questi qua con il packaging nero, questi qua, e sono lo 09, appunto questo colore così. Li sboccio. Qua è lo 09, che è un violaceo, color viola. Lo 04, che è invece un color mattone, questi qua. E poi l'ultimo arrivato in casa Essence, che è il 14 Adorable Matte, è appunto questo color rosso sangue, che appunto è estremamente matte, non è come gli altri che hanno un finish lucido, appunto è matte. E di Essence abbiamo finito. Poi ne ho uno della Wet n Wild ed è il Sugar Plum Fairy, appunto questi rossettini di Wet n Wild, che sono estremamente matte. Questi qua è un matte e questo qui è il dupe di Rebel di MAC, appunto è questo qui. Poi abbiamo uno di Kiko che è il 914 e anch'esso è il dupe di Rebel. Ve lo metto accanto a quello di Wet n Wild per appunto vedere, sì, che sono simili, però non proprio uguali. E quello lì di Kiko, questo l'ultimo, ha un finish estremamente lucido, quindi non molto simile al Rebel, perché come ben sappiamo il Rebel è un satin, quindi non è proprio matte, però non ha quel finish lucido. Poi un altro che mi piace moltissimo è questo qui di Revlon, della linea Color Stay Soft e Smooth, ed è nello specifico il 315 Juice Slam. Questo qui è cremosissimo, si apre così a scatto, e questo qui è molto 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 cremoso, te lo potete vedere anche dall'astuccio, è cremosissimo. E questo qui, lo swatch, è questo qua. Anch'esso è un color prugna violaceo, che secondo me in questo periodo è perfetto. Poi ne ho uno della L'Oreal, che era un'edizione limitata di qualche stilista che adesso non mi ricordo, ed è della Color Rich ed è il 374 Intense Plum. Il packaging è bellissimo, lo adoro, qui specchiato con la bambolina. E questo qui devo dire che secondo me somiglia molto al Diva di MAC. Ve lo swatcho. Questo qui è semilucido, appunto, è questo colore, questo color mattone scurissimo. Poi, due altri rossettini preferiti del periodo ovviamente sono della MAC, ed è Ruby Woo, che appunto è il celeberrimo Ruby Woo, il rosso per eccellenza, rosso meraviglioso, lo conoscete tutti. Ed è il mio preferito in assoluto, non soltanto per l'autunno, ma io lo utilizzo anche in estate, in primavera, e
queste, secondo me è un rossetto tutto l'anno, ed è questo rosso con sottotono blu. Poi un altro rossetto che ho preso, diciamo, da poco, da quest'estate, anzi da questa primavera, e che già è a buon punto, è il Flat-Tot Fabulous. Anch'esso è un retro matte e, come potete vedere dallo stick, è ben che usato. Vedete? Ed è questo viola, magenta, prugna, che a seconda delle stagioni e quindi della colorazione delle labbra cambia moltissimo il colore. Ad esempio, durante l'inverno, che comunque le labbra sono meno pigmentate, il colore risulta più, che vira più al prugna. Invece durante l'estate, e quindi che le labbra sono più pigmentate a causa del sole, e il rossetto diventa una sorta di fucsia, quindi in base alle vostre labbra Flat-Tot Fabulous cambia. E lo swatch è questo qui. Poi per finire ho tre matite, le pastello di Neve Cosmetics. Le pastello, come ben sapete, le potete trovare nel sito di Neve, e sono la sfilata amaranto, vino scurissimo, un colore scurissimo, e poi pianeta. Questa è l'ultima arrivata in casa Neve. Pianeta, che appunto è questo sorta di viola duochrome. Poi abbiamo vino e sfilata. E niente ragazzi, questo è veramente tutto. I miei preferiti rossetti del periodo sono quelli che appunto vi ho fatto vedere in questo video. Spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video.